Due insegnanti positive al Covid-19 e così 140 bambini sono finiti in quarantena. È successo nel comune di Marciano della Chiana e si tratta degli alunni di 6 sezioni della scuola media e di 2 della scuola dell'infanzia, l'Arcobaleno a Badicorte e il Nido Verde di Cesa. A comunicarlo il primo cittadino Maria De Palma in un video sul profilo Facebook istituzionale dell'ente. Purtroppo le classi della scuola media sono andate tutte in quarantena proprio perché risultata positiva un insegnante che va su tutte le classi. La prima era già in quarantena, quindi di conseguenza le classi della scuola media sono state chiuse fino al 28. Tutti mi chiedono, e anche per ciò che riguarda gli asili della scuola dell'infanzia è la stessa cosa. Tutti mi chiedono quanti tamponi verranno fatti, se verranno fatti i tamponi. Allora dovete aspettare che vi chiama l'ASL, questa è la prassi. Probabilmente i tamponi saranno 2. Perché dico probabilmente? Perché in teoria i tamponi dovrebbero essere 2, ma siccome i casi sono tanti, è probabile che l'ASL non ce la faccia a fare tutti e 2 i tamponi e per cui verrà fatto solo il tampone, può darsi, del 10° giorno prima di rientrare in classe. Quindi mi raccomando, se dovessero esserci dei sintomi, chiamate immediatamente il pediatra e vi fate così segnare immediatamente il tampone. Ad una manciata di chilometri da Marciano, nel comune di Lucignano, 2 invece le classi della scuola media finite in quarantena. Si tratta della terza A e B, una misura scattata dopo la positività di 2 ragazzi ed un insegnante. Anche qui si attende l'esito dei tamponi e nel frattempo l'attività didattica è stata sospesa almeno per una settimana.